Buon giovedì amici di Toscana TV e di Casa Viola, benvenuti a una nuova puntata. Guardiamo i titoli grazie alla regia di Leonardo Aloè e di Massimo Brigato. Prima di presentare l'ospite di questa sera, dopo l'Italiano Show si pensa al rinnovo. Le clausole che non sono cambiate rispetto alle settimane scorse, ma le cronache, diciamo, nazionali su carta stampata oggi l'hanno volute rimarcare, e allora le rinfreschiamo assieme al nostro ospite. Verso il Torino, quarta purtroppo potrebbe dare forfè, Beltrán invece dal primo minuto. Parisi nel frattempo però non gioca più ed è un caso, da novembre scorso solo 5 presenze in Serie A, vero anche che ha avuto dei problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco. Il calendario a confronto per l'Europa, Viola di rincorso, ieri si sono giocate le gare Napoli-Sassuolo e la gara tra Inter ed Atalanta, almeno vedremo anche in classifica come sono cambiate le graduatorie dopo le vittorie di Napoli e dell'Inter. Che cosa va e che cosa no, le opinioni di Marcello Mancini, che ritrovo e ringrazio. Ciao Marcello, buonasera e grazie di essere con noi. Ciao, buonasera a voi. Cominciamo con Mister Italiano, perché Marcello, dopo la vittoria contro la Lazio, è chiaro che la classica e tipica euforia fiorentina riporta già subito a dire no, questo è un grande allenatore, va tenuto a Firenze, e pensare che quando è stata diramata la formazione della Fiorentina contro la Lazio, insomma, invece alla nostra messaggistica tantissimi messaggi di critica per un centrocampo ipotizzato troppo leggero. Allora, vediamo la situazione contrattuale grazie alla nostra regia. L'attuale scadenza è fissata a giugno del 2024. Il rinnovo è automatico? Sì, ma soltanto in questi casi: vittoria di Coppa Italia o vittoria di Conference League, qualificazione alla Champions League o qualificazione all'Europa League. Ovviamente in questo, diciamo, in questo quadretto non si prende la considerazione di una qualificazione alla Conference League, ok? L'unico caso che non farebbe scattare il rinnovo d'Italiano, oltre ovviamente a non raggiungere nessuno di questi traguardi. Altrimenti o si trova un nuovo accordo o sarà addio a fine stagione. Ricordiamo che l'ingaggio percepito dal tecnico ex Spezia è di 1.700.000 euro l'anno. Marcello. Cioè, io penso che se la Fiorentina non si cautela prima della scadenza del contratto, ci sarà una bagarre clamorosa che rischierebbe oltretutto di ingessare il mercato, ovviamente, perché il rinnovo dovrebbe esserci un bel rinnovo, ovviamente, e se la Fiorentina dovrebbe credere, da quello che si sente dalle esternazioni a partire da Commisso in giù, c'è la convinzione di puntare su Italiano, e quindi bisogna però rivedere ovviamente questo ingaggio, anche perché è ovvio che a Italiano verranno proposte delle alternative piuttosto ricche rispetto a quanto sta prendendo dalla Fiorentina. Se la Fiorentina però comincia col solito tira e molla, che io non gli do di più, perché insomma sarà un'estate calda, anzi inizio primavera, giugno, insomma, quando tutte le società dovrebbero essere assestate, la Fiorentina sarà invece terremotata, e per cui ci saranno dei problemi. È da ora che vanno gettate le basi, è da ora che Italiano gli dovrà essere proposto un ingaggio più ricco, e questo non la vedo facile, anche perché Italiano sappiamo che è ben visto da diverse società che hanno oltretutto dei problemi, in primo luogo il Napoli per esempio, ma quello di cui si parla spesso, e quindi io su Italiano ci ho sempre contato, a netto delle sue insomma dei suoi errori, dei suoi difetti, del suo essere intransigente, però se è riuscito a fare quello che sta facendo con una squadra, con un organico che è quello che è, quindi io, per me Italiano è l'allenatore del futuro, però c'è un però con tante diramazioni, tra cui quella: se ci credi fai una squadra da Champions come minimo. Che è una squadra, insomma, da Champions molto molto ambiziosa, perché insomma, Marcello, è giusto sottolineare anche che l'impronta dell'allenatore si stia vedendo nonostante tutto, nonostante un periodo grigio dove la Fiorentina ha perso forse troppi punti, però adesso la vittoria con la Lazio rimette un po' le cose a posto. Perché l'Italiano dovrebbe restare a Firenze, ammesso anche che quest'anno non c'entri, speriamo
non sia così, l'Europa League. E che fa? Si conferma a Firenze per centrare l'Europa League? No, italiano la mediocrità o comunque la mediocrità alta l'ha già raggiunta e ora o fa il salto di qualità o se no va dall'altra parte. Ma lo dico per lui, cioè come penso possa ragionare un allenatore del suo livello. Buttiamo uno sguardo, Marcello, insieme anche alla classifica aggiornata della Serie A, perché ieri si sono giocati i recuperi in relazione alla Supercoppa. Sassuolo-Napoli terminata con un tennistico 6-1 in favore della formazione partenopea, e all'esordio sulla panchina del Sassuolo c'era Emiliano Bigica, che tra l'altro è già in bilico secondo le cronache di oggi, e poi è l'Inter che ha schiantato l'Atalanta per 4-0, staccando ormai le più 12 sulla Juventus. Fiorentina che in virtù di questi risultati è un po' a metà del guado, e anche nel telegiornale sportivo di oggi abbiamo fatto questo ragionamento. Se deve guardare in avanti e essere ottimista, la Fiorentina è a meno 7 dal Bologna in questo momento. Se invece deve essere un pelino più pessimista, in questo momento l'Europa che la Fiorentina conquisterebbe al settimo posto, però in Conference League, è diciamo protetta da un solo punto, perché dietro ci sono Lazio e Napoli appaiate a 40. Tu da che parte stai? Cioè, cosa preferisco? Sì, essere più pessimista e guardarsi dietro o ottimista e guardare davanti? No, guarda, allora, guardando avanti io la vedo dura, perché 7 punti al Bologna, cioè, no, noi ragioniamo per quanto abbiamo appurato della Fiorentina e conosciuto della Fiorentina in questi mesi, anzi aggiungerei anche l'anno scorso, cioè una continuità che c'è stata solo nella fase finale dell'anno scorso, cioè a dicembre, novembre-dicembre. Io vi ricordo, perché sono piuttosto realista di indole, vi ricordo che fino a 15 giorni fa questi ragionamenti non si facevano. Cioè, esatto. Cioè, era prima della Lazio, sembrava un disastro assoluto, con l'allenatore da cambiare, chi lo voleva esonerare subito, cioè roba all'altro mondo. Ora invece lo scenario è cambiato miracolosamente. Io spero che sia cambiato stabilmente, però ecco, per fare un ragionamento serio, poi si può fare tutte le mutande che vogliamo, ma se vogliamo fare un ragionamento serio, bisogna vedere che se la Fiorentina ha veramente acquistato quella continuità che per carità non è sorprendente, perché avere a tutto regime Arthur, Bonaventura, ma lo stesso Nico che manca, perché Nico è uno che ha giocato bene nonostante gli errori, nonostante il rigore eccetera, però ecco, deve rientrare Dodò, poi abbiamo comunque un Caglio faccio affidamento anche su giocatori che fino ad ora non sono stati utilizzati. Ecco, per esempio, io capisco che probabilmente la società non la pensa come me, ma non butterei via un Castrovilli in un momento in cui la Fiorentina è ancora a giocarsela su tutti questi fronti. Non lo butterei per niente via, certo. Se abbiamo la fortuna con la bravura della squadra di poter andare avanti anche in Conference e anche in Coppa Italia, Castrovilli piano piano può tornare utile nel momento clou, cioè aprile-maggio, insomma, quando verosimilmente, se giocasse un po', riacquisterebbe anche l'autonomia. Quindi non, la cosa non è... Cioè è una stagione ancora aperta, e buona parte dei meriti ce l'ha italiano. È vero. E siamo a 48 ore dalla sfida contro il Torino, ricordiamo essere in programma sabato ore 20:45, probabile formazione. Che ovviamente prendere quella di Vincenzo Italiano è praticamente impossibile, noi ci abbiamo provato, perlomeno in questo momento, e la probabile formazione dovrebbe essere questa, appena la nostra regia è pronta ce la mostrerà. Comunque con Terracciano tra i pali, la difesa a 4 composta da Caiode, Martinez quarta, Milenkovic e Biraghi ancora in difesa, preferito a Parisi, e anche su qua una riflessione, Marcello, va fatta. Artur e Bonaventura a centrocampo, con il tridente alle spalle dell'unica punta, al Gallo Belotti, così composto: Nico Gonzales, Lucas Beltran
e Ikoné che potrebbe tornare dal primo minuto. Quindi secondo te potrebbero essere queste le scelte, anche perché Quarta, lo dice il nostro titolo, va verso il forfait, purtroppo sembra non recuperare dai problemi addominali che l'hanno tenuto fuori dalla partita contro la Lazio. La Quarta lo darei per inutilizzabile domenica, sabato, anche perché è stato in ospedale, insomma, anche se si dovesse riprendere, oggi è giovedì, fai conto che sarebbe il primo giorno utile anche per averlo a disposizione Italiano. La vigilia della partita non mi pare francamente da poterlo considerare in formazione. Vabbè, c'è Ranieri, che quindi insomma, non Ranieri c'è, no, non è mia fortunato, non mi pare, a disposizione, quindi a disposizione, quindi non è un'emergenza, non è assolutamente un'emergenza. Beltran dal primo, certamente. Vabbè, ormai credo che questa coppia Beltran-Belotti sia, ecco, che la coppia Beltran-Belotti sia assodata, e qualcosa ha già fatto vedere, e Belotti certamente, quando lo smetterà di pressarlo, di assediarlo la sfortuna, magari invece che sui pali, sui legni, la palla entrerà anche, come già è entrata del resto. E questa è una buona formazione, secondo me è una buona formazione, sì, è assolutamente condivisibile. C'è questo mistero a cui mistero, insomma, questa dubbio, almeno per gli osservatori esterni, evidentemente non per Italiano, sull'impiego di Parisi, il non impiego anzi di Parisi. Italiano insiste su Biraghi senza se e senza ma, in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione. E quindi è giusto anche ipotizzare una formazione di questo tipo. Sì, resta sempre il rammarico di non poter vedere un Parisi che ha mostrato, e è stato acquistato anche per questo, di avere delle qualità. Su di avere Parisi, delle qualità tanto da... E così completiamo la notizia, Marcello, e diciamo è un... lo dice il dato stesso. Allora, da novembre solo 5 presenze. Il motivo è però legato, e su questo ne avevamo parlato anche nelle scorse settimane, al fatto che Parisi era stato fuori per un problema fisico legato alle influenze di stagione, ok? Per non essere troppo specifici per la privacy del ragazzo, però insomma legato a un problema che è extra calcio, ecco, quindi non infortunio muscolare, non fratture, non cose di questo tipo, che lo ha tenuto fuori per circa 20 giorni. Da lì il ritorno in campo con l'Empoli solo per 5, 6, 10 minuti, e Italiano invece lo aveva fatto scaldare molto prima, forse il ragazzo non se l'è sentito di entrare subito nel secondo tempo, però di fatto la statistica ad oggi è questa: il ragazzo non gioca più, da novembre solo 5 presenze in A, e invece la Fiorentina lo deve recuperare anche in vista delle prossime gare, molto importante. Sì, ma soprattutto perché Biraghi, cioè, le gioca tutte, per cui bisognerà che Italiano se ne faccia una ragione, ogni tanto lo alterni. E Parisi quando ha potuto giocare nel suo ruolo, non dimentichiamolo, nel suo ruolo, e con un briciolo di continuità, insomma, di micro continuità, insomma, ha dimostrato di essere quello per il quale è stato acquistato, sì. Cioè di avere i valori che gli avevamo visto nell'Empoli. Per cui si può vedere molto in positivo questo futuro, prossimo anche, molto in positivo, con una rosa che può soddisfare Italiano. Poi rientrerà anche Kwame, se appunto la Fiorentina continua su questi fronti, può essere utile anche perché se c'è qualche speranza in campionato di acciuffare almeno l'Europa League, io direi l'Europa League perché oltre mi sembra un pochettino difficile ora, ci dovrà essere un turnover pesante, perché ora da qui in avanti è un massacro di partite una dietro l'altra, una dietro l'altra, tre a settimana praticamente. E a proposito di rincorsa all'Europa, Marcello, è giusto mettere il calendario a confronto, perché è chiaro che la Fiorentina deve guardare anche il cammino delle altre. È padrona del proprio destino, sì, ma fino a un certo punto ovviamente. Eccolo qua, il calendario a confronto delle prossime tre. Fiorentina è impegnata, e ovviamente in Serie A lasciamo fare le coppe in questo senso, Torino, Roma e Atalanta.
Guardiamo per esempio il calendario del Napoli, che in questo momento ha meno uno dalla Fiorentina, Juventus, Torino ed Inter, oppure quello dell'Atalanta stessa, Bologna, Juventus e Fiorentina. Insomma, in queste tre partite, secondo il nostro avviso, se la Fiorentina dovesse far bene, può scavalcare diverse concorrenti. Sì, se dovesse far bene, ma secondo me non si possono fare previsioni. Cioè, per quello che la Fiorentina ha mostrato, se non perde la testa come qualche volta le è successo, è un calendario che può essere a cominciare da sabato, perché a Torino, Torino se la può giocare, lo vedo più complesso con la Roma, perché la Roma con De Rossi ha ripreso una fiducia in se stesso, è in fiducia, insomma, come si dice, no? E quindi è complicato da superare, è un ostacolo complicato da superare. Atalanta ci sta tutto. Per cui non sono partite proibitive, sono partite complicate, ma tanto la Fiorentina ci ha abituato. Se ci fosse il Frosinone si completerebbe la vita con il Frosinone piuttosto che con la Roma, ecco. Quindi è una Fiorentina che dipende solo da se stessa, come dicevi te, e se riesce a fare partite come quella di contro la Lazio, di lunedì contro la Lazio, non c'è nessuno che se la gioca con tutte, a parte l'Inter, che l'Inter francamente come era inevitabile, cioè l'avevamo già, come dire, capito da qualche mese che sarebbe stata la squadra imbattibile, quindi lanciata verso la vittoria dello scudetto. Anche se l'Inter mi piacerà vederla, sono curioso di vederla in Europa, perché insomma conto l'Italia, conto l'Europa. Assolutamente sì, Marcello, è un conto l'Italia, un conto l'Europa, e ricordiamo nel calendario aggiornato che vediamo al volo che anche la Fiorentina ovviamente ha l'impegno europeo. Questo è il calendario a confronto, invece facevo riferimento al calendario aggiornato con le gare contro il Maccabi, che sono quelle di Conference League. Eccolo qua, in programma il prossimo 7 di marzo e 14 di marzo, una in trasferta a Budapest, ricordiamo, per via del conflitto bellico ovviamente la formazione israeliana non può giocare in patria, alle ore 21, e poi 18:45 invece al Franchi di Firenze il prossimo 14 di marzo. Marcello, andiamo anche sulla lavagna redazionale del cosa va e cosa no, così almeno ascoltiamo i tuoi pareri rispetto alla consueta situazione dove tu, in veste di professore, puoi correggere, cancellare, riscrivere o insomma darci il voto, magari, perché no, con la lavagna di redazione che vediamo insieme grazie alla regia. Le tre cose che vanno l'abbiamo ampiamente analizzate, ma se vuoi ovviamente puoi ritornarci sopra, sia buona Ventura, Arthur e la classifica che comunque sorride, la Fiorentina che è in zona Europa. Vediamo anche le cose che non vanno, così magari facciamo un ragionamento unico, che sono Nzola, perché insomma anche il subentro nella gara contro la Lazio ha fatto un po' tremare i tifosi per qualche pallone perso di troppo, Martinez quarta semplicemente perché non riesce a recuperare, Parisi, l'abbiamo detto in precedenza, perché purtroppo ha fatto 5 presenze da novembre in avanti. Marcello. Beh, certo, le cose che vanno, Bonaventura e Arthur, io spero che appunto non siano limitate alla partita con la Lazio e collegate anche alle scelte di Italiano, che ha messo la Fiorentina in condizione di giocare da maestra nei confronti della Lazio e Sarri. Però ecco, Bonaventura se riprende a essere Bonaventura, la Fiorentina cambia da così a così, e lo stesso Arthur, sono stati una coppia fenomenale contro la Lazio. Certamente, come dicevo prima, sono attesi alla controprova. La classifica, sì, la classifica è una cosa che va presa con ottimismo, come dicevo prima, anche se a me mi resta sullo stomaco quei 7 punti, mi pare, tra il Bologna e la Fiorentina, francamente, cioè, quindi sì. tra la Champions League e la Conference, di fatto, anzi neanche, quindi ecco, questo mi pesa un pochettino, perché Bologna sì, ha giocato bene, ma non lo vedo così
così superiore, superiore alla Fiorentina. Ecco, capito, 48 punti, 41 sono 7 punti, francamente, che sì, è inutile recriminare, non potevano essere molti meno, anzi. Poteva quasi starci la Fiorentina al posto di Bologna, la rovescia, però così è, quindi le cose che non vanno, Zola non va da sempre, che dire, Zola stava rischiando di fare un arrosto anche contro la Lazio, sì. Le due palle toccate, una potrebbe essere devastante, potrebbe essere sanguinosa. Però sai, quello non è un episodio, è un momento delicato. Mettere dentro un momento delicato uno che non è in fiducia come Zola è stato un rischio, secondo me, per l'italiano. Non so che cosa aveva intenzione, probabilmente di tenere sulla squadra, ma se va nelle zone calde come nella difesa in una partita come quella è un po' a rischio. Quarta, appunto, abbiamo detto, non giocherà quasi al 99%, perciò quarta, cioè è un giocatore, io ho sempre stravisto per quarta, continuo a vederci, a stravedere, perché è un gran bel giocatore, purtroppo ha queste distrazioni che non so se sono dovute alle caratteristiche del ragazzo, al DNA del calciatore, oppure se sono dovute a dei momenti che possono essere superabili se un buon allenatore come l'italiano ci lavora, ecco, questo è quarta, non lo scarterei mai, perché quarta oltretutto è un giocatore che ti ha risolto anche delle partite, purtroppo te l'ha fatta anche perdere, ma questo fa parte del gioco, allora, speriamo poi alla fine che i conti siano a favore delle vittorie anziché delle sconfitte per gli errori di quarta. Marcello, chiudiamo questo appuntamento di Casa Viola con una notizia di carattere nazionale, la notizia un po' del giorno se vogliamo per chi segue il calcio. Sulla Gazzetta dello Sport, accolta la richiesta della procura antidoping per Paul Pogba, giocatore tornato alla Juventus, squalifica di 4 anni. Che ne pensi? E penso che tanto Pogba ormai ha una carriera finita, quindi evidentemente questo ragazzo che aveva delle qualità straordinarie e che ha fatto vedere anche qualcosa di straordinario anche dal punto di vista fisico, è un piacere vederlo giocare palla al piede, ma evidentemente un po' è stato sfortunato e un po' evidentemente non è stato coerente con le regole, la vita di un atleta ai suoi livelli. Mi spiace molto, a parte il suo passato juventino, ma dispiace molto perché quando c'è un gran bel giocatore che fa vedere le cose, ha fatto vedere Pogba, vederlo sgonfiare, evaporare in questa maniera, insomma, mi sembra un vero peccato, anche una perdita per il calcio, una perdita per il calcio spettacolo. A chi piace il calcio spettacolo non può non piacere Pogba. Allora, grazie davvero alle opinioni di Marcello Mancini, che ritroveremo presto, magari, perché no, anche nei nostri studi, magari vienici a trovare e come quando vuoi. Buonanotte Marcello, grazie. Grazie a voi, buonanotte a tutti. L'appuntamento di Casa Viola si ferma qui per questa sera, ricordandovi quello del weekend. A partire da domani alle ore 21 cominceremo l'avvicinamento a 24 ore di fatto, da domani sera, alla gara contro il Torino. Saremo qui per stare insieme a voi, per commentare anche con un po' di sorriso le notizie in casa fiorentina. A voi tutti una serena buonanotte, ringraziando la regia di Massimo Brigato, di Leonardo Aloè, la parte tecnica di Federico Salvi e Fabio Volloni. Buonanotte a tutti, a presto.